L'emergenza ucraina è al centro del dibattito in Parlamento a Roma, ma non solo. Nel Mantovano i sindaci si stanno adoperando per far partire il piano accoglienza. Grande partecipazione anche da parte dei cittadini che aprono le porte di casa per dare ospitalità a donne e bambini che sono riusciti a scappare dalle atrocità della guerra. Ma anzitutto vorrei dire che queste giornate, ormai queste 2 settimane lunghe di guerra tra Russia e Ucraina, il Parlamento è emerso ancora una volta, diciamo, l'istinto e la generosità degli italiani, cioè, nel senso che i parlamentari trasmettono quello che dai territori si recepisce, cioè un popolo, il nostro, abituato ad accogliere, a prendere l'iniziativa quando ci sono soprattutto delle situazioni drammatiche, come in questo caso dove il popolo ucraino è stato brutalmente attaccato in modo totalmente ingiustificato, portando la guerra ai confini dell'Europa dopo decenni di pace. E quindi, diciamo, gli italiani si stanno mostrando, come al solito, i primi ad avere consapevolezza e quindi mettere in campo l'accoglienza. Oltre, diciamo, al pacchetto di sanzioni e di restrizioni che vanno a colpire l'economia, la tecnologia, le esportazioni, il sistema finanziario russo e altro, ci sono altre misure che si concretizzano in aiuti al popolo ucraino e anche, diciamo, all'accoglienza dei profughi che naturalmente da quei teatri di guerra e di crimini di guerra, perché di questo stiamo parlando, arriveranno. Non ho dubbi che anche questa provincia, come sempre, faccia la propria parte. Naturalmente poi sono le istituzioni e le amministrazioni del territorio locali che prenderanno le iniziative, naturalmente con il supporto del governo e del Parlamento.